Bene, allora archiviata la pagina dell'attualità per quanto riguarda le ultime notizie, possiamo passare all'analisi dei mercati e io innanzitutto accolgo e do il benvenuto al nostro primo ospite, Maurizio Monti, direttore di Traders Magazine. Ben ritrovato, Maurizio. Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti gli ascoltatori delle Fonti TV. Buongiorno a te. Bene, allora, diciamo, facciamo appunto questa prima panoramica, dei mercati, partendo, dall'Europa che ha aperto in territorio sostanzialmente positivo. Invece, per quanto riguarda l'America, Wall Street, ci sono stati anche qua, dei dati positivi per le borse. L'Asia, possiamo dire a doppia velocità con il Nikkei, sì, che perde qualcosa, però invece la borsa di Hong Kong che ha chiuso bene. E partiamo proprio, dall'Asia. Diciamo che il luglio non è stato di certo un mese, positivo, anzi è il mese in cui le borse asiatiche hanno perso di più, nell'ultimo anno. Ci sono dei segnali di ripresa. Tu, ecco, questi dati come li interpreti? Ma guarda, io sono sostanzialmente fiducioso sulla ripresa del mercato cinese, cioè il mercato cinese e il mercato asiatico in genere. Nel senso che il gap che c'è stato, che c'è tuttora, di sottoperformance dell'Asia e della Cina rispetto agli Stati Uniti è al suo assoluto minimo storico. Quando questo si è verificato in passato, c'è stato sempre un recupero naturale del mercato asiatico rispetto al mercato americano. E se la statistica non ci tradirà, questo è quello che dovrebbe succedere anche in questo caso. Se vuoi andiamo un attimo a vedere qualche grafico Sì, insieme. condividi pure. Avvio la condivisione. Ecco, credo che siamo già in condivisione. Come tu anticipavi, l'indice di Hang Seng, l'indice di Hong Kong, ha avuto un balzo abbastanza positivo nel corso della notte. Come vedi, ha un tentativo di recupero. È chiaro che la figura sta a indicare in modo molto chiaro che c'è stato un ribasso veramente molto significativo. Se vogliamo, questo qui io lo ritengo un indice veramente fondamentale per capire un po' come va l'Asia insieme con lo Shanghai Composite. Vedi che l'Hang Seng ha colpito il 75% del range. È un dato questo molto importante perché molto spesso su questo si verificano dei rimbalzi abbastanza forti. Quindi, se dovessi andare a prevedere un livello immediato, è l'immediato retest del 50% del range che sta comunque un 6-700 punti sopra in area 27-120. Sì. Quindi, credo che Hanseng ci dice che possiamo probabilmente essere ottimisti. Attenzione che questo è l'indice giapponese che è stato un po' più, come dire, un po' più prudente questa notte, vedi che ha fatto una barretta veramente insignificante e quindi diciamo è stato in linea un po' con la tendenza debole che abbiamo visto negli ultimi tempi e c'è un altro indice a mio avviso da monitorare che non è proprio Asia ma è Oceania che è Sì. l'indice AX australiano che diciamo che ha fatto una performance abbastanza significativa questa notte dopo aver rotto i massimi nei giorni scorsi, diciamo in modo particolare il massimo che è stato rotto alla fine della scorsa settimana e che è stato pienamente poi confermato in settimana. Quindi tutto questo mi fa dire che i mercati asiatici sono in ripresa. Attenzione ad un fenomeno, ad un fatto invece sui mercati americani che poi influenzerà i mercati europei, adesso lo vedremo fra un attimo, i mercati americani sono tutti sui massimi, questo per esempio è l'S&P 500, e sono tutti nella stessa condizione di congestione sui massimi. Se vai a vedere il grafico del Dow Jones, il grafico del Nasdaq, sono più o meno tutti nella stessa condizione. Attenzione a questa condizione perché oggi è mercoledì.
ed è il giorno che statisticamente nella settimana favorisce le inversioni, quindi favorisce i momenti di pausa del mercato. In secondo luogo, gli indici americani sono tutti allineati, quindi quando sono tutti allineati si comportano all'unisono e potrebbe essere che se c'è un mercoledì con una tendenza di inversione potrebbe esserci una pausa dei mercati. Ti ricordo che la nostra previsione è che fra il 6 di agosto e il 25 di agosto potrebbe esserci debolezza sui mercati. Quindi questo significa diciamo dall'inizio della prossima settimana oppure dalla fine di questa fino a ridosso della quarta settimana di agosto, quindi fino al 25 di agosto. Ovviamente i mercati europei, questo è il DAX in daily, come vedi, registra una candela assolutamente positiva, con un tentativo di aggressione dei massimi. Il primo massimo da aggredire è quello che vedi rappresentato dalle resistenze dei due massimi precedenti relativi e poi ovviamente il grande massimo, diciamo a ridosso dei 15.800, quindi per andare a sfondare verso l'area dei 16.000 punti. Anche qui stiamo parlando te lo faccio vedere perché è molto Sì. importante, stiamo parlando di un livello abbastanza critico che è prossimo. Osserva come i due massimi precedenti che ho citato prima sono molto vicini a questa linea che è l'87,50% del range. Questa linea è una linea che statisticamente è dura da rompere, è una bella resistenza e in qualche modo i due massimi precedenti hanno provato a cercare di testare quella linea. Quindi oggi diciamo che in prossimità di questa linea, quindi siamo sotto i 15.700 punti, 15.690, attenzione perché quella è una resistenza importante dove potrebbe esserci un fiotto di volatilità che arriva fino all'87-50% del range o lo supera appena e poi bisognerà vedere che cosa avviene a Wall Street perché se dovesse essere mercoledì dove viene toccato un massimo e poi il mercato si ferma, questo succederebbe anche al DAX. DAX che diventa poi il faro dei mercati europei con conseguente trascinamento probabilmente su tutta l'Europa. Ecco, a proposito di Wall Street, ieri abbiamo visto la sessione terminata a rialzo con il Dow Jones che è avanzato a 35.116 punti, stessa linea per l'S&P 500 che ha terminato la giornata allo 0,82, quindi insomma dati positivi. Però abbiamo detto in apertura c'è un dato macro che forse potrebbe incidere anche sull'andamento dei mercati, il dato relativo alla disoccupazione americana che uscirà appunto venerdì. Secondo te, ecco, è un dato che potrebbe poi influenzare anche le decisioni future della Fed in tema di tapering e di inflazione? Ma guarda, come sai, io considero il non farm payroll, quindi il dato che uscirà alle 14.30 di venerdì, uno dei dati fondamentali realmente da guardare, nel senso che è effettivamente un dato che può influenzare il mercato, insieme con i tassi, diciamo, i tassi di interesse, è certamente uno dei dati più significativi che può influenzare il mercato. È un po' difficile dire che cosa avverrà perché, come sai, nelle previsioni degli ultimi mesi, sul non farm payroll, non è che le previsioni siano state granché, come dire, granché precise, granché azzeccate, anche perché è un periodo molto difficile per fare previsioni di questo tipo. Certamente l'impatto sarà molto molto forte nel caso in cui ci sia un disallineamento rispetto alle aspettative e come ti dicevo, siccome noi vediamo dal punto di vista algoritmico statistico il 6 di agosto come un momento particolare dove potrebbe verificarsi una tendenza riflessiva del mercato e la interpretazione grafica, come ti dicevo prima, guarda, tu hai citato il Dow Jones, guarda come il Dow Jones è esattamente corrispondente alla figura dell'S&P 500, guarda anche il Nasdaq come
con qualche leggera differenza perché non è ancora arrivato sui massimi, ma oggi ci arriverà sicuramente. E sono tre figure perfettamente allineate che, se dovessero avere qualche impatto negativo, e questo potrebbe ovviamente succedere nella giornata di venerdì, i mercati potrebbero avere una pausa di riflessione anche lunga. Agosto è sempre un periodo dove alcune posizioni vengono assestate anche grazie ai momenti di bassa liquidità. E questo è quindi un invito alla prudenza per gli ascoltatori che fanno trading in agosto. Agosto certamente è uno dei mesi più difficili dell'anno, sia dal punto di vista previsionale, sia dal punto di vista dell'allineamento con i dati algoritmico-statistici, sia dal punto di vista di quello che può essere la potenziale manovrabilità del mercato da parte di entità che certamente sono sufficientemente forti per poterlo, come dire, manipolare, manovrare in modo significativo, anche per assestamento di posizioni. Quindi, attenzione a questa settimana: se dovesse esserci un segnale di inversione, questo potrebbe dar luogo ad una pausa di riflessione. Poi che questo faccia bene ai mercati è un altro discorso, Valentina, nel senso Certo. che, come sai, anche nell'ultimo collegamento proprio fatto con te, io dico che una correzione un po' più significativa, una correzione diciamo simile a quella che può essersi verificata, te lo plotto nel settimanale, quello che può essersi verificato per esempio in agosto, no? Questo è la settimanale del 25, scusami, non in agosto, in ottobre del 2020, la settimanale dell'ottobre 2020. Beh, io dico che un 3 settimane come quelle che abbiamo vissuto in ottobre fanno solo bene al mercato perché possono dare origine a dei punti di acquisto sicuramente molto interessanti per i portafogli sia di breve che di medio e lungo termine. Ecco, c'è un comparto che in particolar modo dobbiamo tenere sotto osservazione, quello della mobilità elettrica, come avete anche voi analizzato appunto su Traders Magazine, un comparto che è appunto sicuramente in crescita e in espansione, anche se per un certo verso è messo anche in difficoltà soprattutto dalla riduzione della disponibilità di microchip. Sappiamo naturalmente che le auto elettriche sono sempre di più anche dotate di dispositivi elettronici, e questo potrebbe essere un fattore, insomma, che sballa un pochino per quanto riguarda la produzione. Ci sono in particolar modo, ecco, dei titoli, delle aziende che vogliamo analizzare insieme a te? Sì, Valentina, guarda, su un articolo di Traders Magazine che è uscito prima nell'edizione spagnola sull'Istituto Spagnolo della Bolsa e poi sul sito di Traders, abbiamo esaminato 3 titoli che a nostro avviso sono molto interessanti. Oggi, diciamo che in modo particolare il primo, Tesla, è un po' partito rispetto alla nostra previsione, nel senso che la nostra previsione era che i supporti in area 630 avrebbero tenuto. Il grande timore su Tesla, quello che stiamo esaminando adesso, la data degli earnings, era la data degli earnings, nel senso che si temevano degli earnings negativi. Questo non è avvenuto, gli earnings anzi hanno avuto una sorpresa positiva e, come vedi, sull'area 630 dollari, diciamo 600 dollari in volatilità, si è creato un supporto molto forte, supporto che è sia supporto dinamico, come vedi la linea rossa che congiunge i minimi, e sia supporto statico perché su quella linea andava a passare la consueta media mobile a 50, che come sai noi consideriamo molto importante, questa linea curva azzurra che vedi che va proprio a toccare, a lambire i minimi a 630. Il titolo a quel punto è ripartito un po' come era nelle nostre previsioni. Noi dicevamo è prossima l'area 700, in effetti l'area 700 è stata toccata e poi sfondata. Nella giornata di ieri c'è stato un piccolo ritracciamento. Noi ci aspettiamo che su questa linea rossa a 685 possa esserci un ritracciamento del titolo che potrebbe costituire a quel punto un valido punto d'ingresso.
fatto salvo, e lo specifico agli ascoltatori, lo ripeto, attenzione alla possibile debolezza di agosto, che ovviamente potrebbe influenzare questo titolo, però in dipendenza di quello che è la prospettiva di breve, medio o lungo periodo che c'è nel portafoglio degli investitori, questo è sicuramente un'opportunità molto significativa. Come vedi, Tesla è anche interessante per un altro fenomeno. Era vicino ad un triangolo, al vertice di un triangolo, perché se tu congiungi i massimi e i minimi, vedi che prima o poi doveva rompere o sotto, se gli earnings probabilmente fossero stati negativi, avrebbe rotto dalla parte sotto. Gli earnings sono stati positivi, ha rotto dalla parte sopra. Quindi Tesla tende ad avere un trend positivo, quindi cogliamo l'occasione di un ritracciamento. Se mi dici, ma vale questo prezzo l'azienda Tesla? Beh, è una domanda che in questo momento probabilmente i mercati ancora non si stanno facendo, ma non è che non se lo fanno su Tesla, no? Non se lo fanno, non si fanno questa domanda su tanti titoli che meriterebbero forse una maggiore attenzione sui fondamentali. Sì, Maurizio, in chiusura anche i titoli cinesi, perché poi insomma dobbiamo appunto lasciare spazio a una breve pausa pubblicitaria, prego. Ragione. I due titoli cinesi che avevamo esaminato sono uno il titolo Li, che è un piccolo produttore cinese che però ha aumentato enormemente la sua produzione e la sua consegna proprio negli ultimi mesi. Vedi che il titolo sta facendo quello che noi prevediamo debba avvenire anche su Tesla, cioè un ritracciamento rispetto ad aree di massimo, ritracciamento che può dare origine ad interessanti aree di riacquisto, nel caso di Li intorno a 31. C'è un altro titolo che è XPeg. Che Sì. il suo, suo XPeng è il nome del titolo, XPeg è il ticker, che è in una condizione assolutamente analoga, quindi in un'area di massimo, in una fase di ritracciamento, perché no? Andiamoci a prendere un ritracciamento possibile del titolo, in questo caso parliamo dell'area intorno ai 40 dollari. Ecco, questi sono tre titoli sulla mobilità che io su cui io farei un attento monitoraggio, facendo però attenzione al fatto che agosto potrebbe essere un mese complicato da gestire. Perfetto, Maurizio, io ti ringrazio come sempre per la tua analisi. Naturalmente noi poi ci ritroviamo sulle fonti TV con altri approfondimenti in questo mese di agosto che l'abbiamo ricordato. Tendenzialmente sarebbe tiepido per i mercati, però in questo momento storico particolare, insomma, dobbiamo sempre avere l'occhio attento. Grazie ancora e a presto. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Arrivederci, a presto.